Nel 1986 per l'Umbria è accaduto qualcosa di straordinario, per te anche, ma per l'Umbria pure. Sì, sì, proprio siamo a Columbus Circle, qui mancano pochi metri all'arrivo e quindi ormai si assaporava proprio questa vittoria, anche se per un maratoneta finché non si taglia traguardo non si è mai sicuro di nulla. Io sono bresciano, ma ho corso indossando una maglia molto molto particolare con uno sponsor umbro di Perugia, l'LS, una grande azienda di abbigliamento sportivo che ha seguito per tanti anni lo sci, il tennis e poi si è buttata nel running con l'avvocato Bustenghi, che Gabriele Bustenghi, che ha voluto inserire questa disciplina anticipando un po' anche i tempi. Qui a New York si correva già tantissimo, in Italia un po' meno, e lui aveva capito che il running sarebbe sicuramente sbocciato alla grande. Così è stato, aveva formato anche l'LS Running Club nelle diverse città, è stata una grandissima esperienza, poi l'LS è stata assorbita da un gruppo americano e il running è andato alla faccia degli americani, è andato da un'altra parte. Si può dire che grazie all'impegno di George Hirsch, che ha fondato la Maratona di New York, e grazie al lavoro di questa famiglia, di questa azienda, in Italia è nata una cultura e anche in Umbria? Ma io vorrei ricordare soprattutto Fred Lebo, che con Alan Stanfield, George Hirsch, che hanno veramente creato un qualcosa, una cultura legata al movimento che in quegli anni sbocciava come jogging, adesso si parla di running. In Italia, come dicevo, non era negli anni 80 così, vedere gente correre era difficile, oggi ovunque vai, anche in Italia si corre, la gente ha capito che il movimento fa bene fisicamente, ma soprattutto fa bene a se stessi, rende le persone sempre più serene. Noi in questo mondo un po' complicato abbiamo bisogno di tante tante persone serene. Che cosa hai pensato? La prima cosa che hai pensato appena tagliato il traguardo a New York? Ho pensato che avevo combinato una grande impresa, perché da anni viaggiavo sulle più grandi maratone dove incontravo i più forti e non ero mai riuscito a vincere, anche se mi piazzavo le spalle di questi grandissimi campioni. E quel giorno mi sono proprio detto: oggi Gianni l'hai combinata grossa. L'ho combinata grossa per me, per il mio gruppo, per il mio allenatore, il dottor Rosa, che ha sempre creduto nelle mie qualità, e soprattutto per uno sponsor che ha investito molto su di me, diciamo, come testimonial, come dicevo prima, di questo gruppo, che era anche sponsor tecnico della maratona, un abbinamento molto molto importante e una gioia indescrivibile che porto ancora nel cuore, naturalmente.